Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Biazaku. Io sono Dazzona. Amico mio, oggi facciamo un nuovo format. Mamma Non mi hai mia. Le detto niente. idee incredibili che mi vengono quando faccio le sedute importanti. Goppo gabinetto. Vabbè, Però. il gabinetto filosofico, sì. Gabinetto filosofico. Prima però vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Se volete, seguiteci su Instagram senza giri di parole, è importante, ci farebbe piacere. E se volete aiutarci a crescere come canale, consigliate questo video e quindi condividetelo ad altri vostri amici appassionati di calcio che potrebbero essere interessati al nostro canale. Allora, ti spiego il format. Praticamente, hai presente? Indovina il calciatore da un'immagine? Oppure, vabbè, l'abbiamo fatto già pure sul canale. Noi ti facciamo vedere un pezzo di immagine e tu devi indovinare il calciatore. Lo voglio, una cosa simile, però disegnata. Cioè, io ti faccio il disegno di un calciatore o allenatore e tu devi indovinare insieme alla chat. Che dovete partecipare anche voi nei commenti e non dovete imbrogliare che aspettate che io vi dica la risposta e la soluzione. Dovete scriverlo prima, mi fido di voi. E scrivete anche il minuto esatto in cui avete indovinato, se avete indovinato. Così io disegno il calciatore e devi capire dal mio disegno. Premetto che non sono una persona che saprebbe disegnare, nel senso che se mi impegno posso disegnare, però non sono allenata, quindi non è che sono un artista, sono uno che più o meno ti posso far capire cosa sto disegnando, però non è che ti posso fare il volto reale del giocatore, quindi sta lì la difficoltà, che io devo trovare dei metodi alternativi per farti capire di che calciatore o allenatore sto parlando. Hai capito? Ma Cosa devi tu fare? già mi metterai i beduini No, di no, no. Cinecittà, no? No, no. Vai, vediamo prima Quindi com'è. va bene. Vediamo com'è. Proviamo questo primo giro di prova. Io ho preparato dei calciatori da disegnare e da farti capire. Vediamo un po' se ci arriviamo. Vediamo un po' se ci arriviamo. Vale tutto, sia quelli che si sono ritirati, sia quelli che sono ancora Ah! Vabbè, in. Sì. Sia quelli ma che allora si. questo è fatto con cattiveria, mi volevi Certo. mettere in difficoltà. E certo, e se non è troppo facile. Allora, partiamo da questo. Aspetta, fammi abbassare un po' la voce perché siamo troppo. Questa canzoncella sotto è troppo forte. Ok. Allora, ti faccio questo disegno qua, vediamo. Vediamo se. Però devi cercare di indovinare. A volo. Cioè, dopo ogni pennellata. Cioè, non devi indovinare solo a fine disegno. Cioè, devi cercare di indovinare durante. Allora, quindi. Allora, questo abbiamo. Parliamo di esseri umani, eh? Sì, Ok. questa. Allora, io ti posso fare. Questa qua. Allora, questa credo che si capisca che cosa sto facendo, no? Questo è abbastanza chiaro. Una faccina, sì. Però, ah. Ok. Aspetta, non ti allarmare. Ok. Ragazzi, io so disegnare con la matita e con le penne e i fogli. Effettivamente, vedo che non sono tanto bravo a disegnare con il mouse. Però ce È la facciamo chiaramente abbastanza. l'urlo di Munch, sì, chiaramente In quello. questo momento sì, però aspetta. Però diventerà presto un Sì, calciatore. perché ora ti faccio Ma posso capire. intuire dal fatto che hai fatto quell'occhio un po' più lungo, quello a destra, cioè alla sua sinistra. Non so, però mo capisci sicuro. Sta cucinando. Ma che sta cucinando? C'è zecca Pensavo che sta sembrava tipo un pezzo di pane sul fuoco. Un cappellino. cucinando. Ma quale cappellino? Come Che fa deve ad essere un essere? cappellino? Ma Scusa. sto mangiando un hamburger. Eh,
Ronaldo il fenomeno. No. Come no? Aspetta. Aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. Ti faccio pure il pantaloncino. Ecco qua. Ma... Ah. Ma questo oh, si... mamma mia. Dai, si capisce. Allora, facciamo... C'hai le due versioni. Allora, diciamo che ti faccio la versione... In che senso c'ha due, c'ha due versioni? Ah, è Benitez! No! Che ma... E com'è Benitez che mangia il panino in panchina? No, no, no! Dai, dai, che cosa chi è quello? Chi è quello lì che... Cioè, Show che mangiava il panino in panchina? No, no, no! E chi è che si mangia il panino? Non ci capisco. Dai, guarda, guarda i capelli. Non ce li ha. Ecco. Guarda, guarda che cosa c'ha qua vicino davanti alla bocca. È che la barba. A barba. Come questa barba. Come questa barba. Barba è pelata. È Kratos. È Kratos. Kratos. Che si sta mangiando un... panino. Dai. Quindi se Kratos sta mangiando un panino... Allora, aspetta, ma faccio un'altra cosa. Ah. Questo cos'è? Questo è un pallone. Ok, quindi boh. Questa è la porta. C'è un giocatore che con un panino a mano. Cioè, ah, ma non la devo prendere letteralmente. No, grazie, che fa uno ti dico panino in mano. Io l'ho preso letteralmente per questo, ti ho citato Benitez e Show che si mangiano panino e stanno giocando. È per farti capire che cosa, di che giocatore stiamo parlando. Cioè, chi è che tira di solito? Un attaccante. Ah, un attaccante che tiene una barba Kratos, che è pelato, che c'ha il panino in mano. Yad, faccio pure disegno. Ecco qua. Ma chi è sto attaccante che deve ecco che qua, guarda, Kratos? Guarda. Higuain. Ah, finalmente. Secondo me in chat hanno indovinato un pochino prima, te lo dico. Guarda, prendo atto. Te lo dico. Devo dire che ho fatto le panine, ma mi perplesso. Dico, facciamo dire, meglio se facevo una bepata di cozze, almeno capivo che era a Napoli. E no, perché ti ho fatto la versione Miami, capito? Che stai in America con l'hamburger. Ah, giusto, fast food. Scusa, c'ha la barba, noi abbiamo tenuto con... ancora, Higuain. No, infatti io ti ho detto anche quelli là che si sono ritirati. Vabbè. No, che ti ho detto Miami, pensavo se sia ancora a Miami, non mi ricordo. Vabbè, comunque disfatta mia nella prima... Nel bravo, primo io credo di averlo disegnato abbastanza bene, ragazzi, giudicate voi nei commenti. No, ma infatti io non ti ho detto proprio niente, ci mancherebbe. Andiamo al prossimo, al prossimo disegno. Allora, facciamo così. Mamma mia. Vabbè, ma mi stai mortificando, cioè... No, questa è che io no, ho sudato veramente per fare questa. Non so se vi è mai capitato. Ok. Dai. Sta prendendo forma. Ma scusa, questo dovrebbe essere un... Ah, è Xavi Simons. No. Come è Ronaldinho, però quando tenevi i capelli... No. Forse ha sbagliato un po' i capelli, però posso ancora recuperare. Posso ancora... In che senso hai sbagliato i capelli? Posso ancora recuperare. Sì? Va a piacere, sa? Sì. Posso recuperare. Allora, questo è il corpo fatto benissimo. Allora, ciao. Ecco. Ciao. A me pare Xavi Simons. Non è, calma. Sei sicuro che non sia Xavi Simons? Non è. Tiene un naso. Ah, la barba, cioè sarebbero i baffi quelli. Ma il baffo. Un giocatore che è contraddistinto dal suo baffo. Sì. Ma quindi scusa, l'intenzione di quei capelli che cos'è, di comunicare che c'hai capelli alla Xavi Simons o i capelli tipo alla Fellaini? No, che c'hai capelli lunghi.
Ah, sono solo capelli lunghi, Allora, questi si sei piedi. Sono uscito un po' male. Però aspetta. ok. Davide Luiz. Aspetta. No, aspetta, posso fare qualcosa per farti capire? Che Con facciamo? chi li capì non è Xavi Simons, non è David Luiz. No, no. Allora, posso fare qualcos'altro per farti capire? Così. Così. È Marcelo. No. Ma con chi li capille non ci stanno giocatori così. Guarda la prospettiva della porta. Non si vede. Come si vede? Non si vede la porta? Ah, No. ok, scusate. Scusate, La prospettiva ho della porta. sbagliato io. Ecco qua, ecco questa qua che è la porta, sì. Farci una Guarda la barchetta. prospettiva della porta. Allora, aspetta. Vabbè, la stai vedendo il campo, no? Sì. Si vede. Sì, lui è grande quanto il campo, da quel che Vabbè, che vedo. cosa, che barigere, cioè, non è. Non è che è un gigante. No, no. Guarda, aspetta, ti faccio vedere un'altra cosa. Questi capelli lunghi mi vogliono significare qualcosa. È Stanks. Ampadu. No. Chong. No. Van Dyke. Aspetta, guarda. Questo che cos'è? Una pizza fritta. No, sta Un mi so buono. gambe la pizza fritta. Che cos'è? Che Ci stavo panino, scusami. se cos'è? È un Un pallone. pallone, bravo. Guarda questo movimento qua che È faccio adesso. Andrea Pirlo che fa la No, maledetta. no, guarda. Guarda bene. È Modric che fa il No. passaggio. Allora, Questo è un passaggio teso, bello, che gira. hai detto anche Come hai detto? da Ah. quella posizione là, che cos'è in mezzo all'aria un passaggio del genere? È un cross. Un cross? Vabbè, non è Toni Kroos. No, Chiedendo. perché non capello lungo, capello lungo, baffetto, cross. Lorenzi. Già, dai! E chi è questo che Guarda baffa? il piede! Guarda, che secondo Lui! te. Ah? Ma Mario Rui non ha quei capelli! Ma Mario Rui non ha quei capelli! E poi Marquise Parma, un gigante, me lo potevi fare versione miniatura per me far capire? Ma perché l'idea del campo e del cross è arrivata dopo? No, Perché vabbè, ho. pare Spider-Man il Ah, quello portiere? Spider-Man. No, ho usato questa fotografia di Mario Rui, quella là col capello lungo. No, guarda, non ti posso fare. Questo l'hai sbagliato. L'hai fatto troppo Questo l'ho sbagliato io, lo ammetto. Questo è stato un errore home. mio. Mi stai concentrando sui capelli afro. La GT1, Stanks, Chong, Xavi Simons, David Luiz, Ampadu. Questo l'ho sbagliato io. E lo ammetto. Vabbè, però ci siamo arrivati. L'ho indovinato. Quindi tutto sommato ce l'ho fatta. Ragazzi, Certo ditemi voi se era capibile. Voi l'avete capito prima? che tu che provi a farmi capire che Mario Rui con un cross invece di che con una stronzata che fa lui di solito, Vabbè, là è l'hai famoso per i suoi grossi. Scusa, fatto più per chi ci segue che è per me. Io famoso l'avrei per i suoi. capito più facilmente se mi avessi detto appena fatto una stronzata E questo vabbè, non giocatore. volevo fare un dissing a Mario Rui, volevo semplicemente far capire che fosse lui, scusami. E invece l'occasione è sempre buona. Allora, andiamo all'ultimo. Facciamo l'ultimo, perché comunque stiamo a 14 minuti di video, è Come hanno durato fatto a non fare 14 minuti di video? so, non lo so, non ne ho la più pallida idea, però è andata. Vai, facciamo l'ultimo. Questo secondo me lo capisci meglio. Allora, facciamo così. Perché? Non so, perché c'ho delle idee un pochino più chiare qua. Allora, facciamo. Allora, Boom. vabbè, che sei a capo. Questo è a capo. Sì, non è niente di.
Ah. Oh, mamma. Quindi una corporatura non esile. Bravo. Due braccia importanti. Una più dell'altra, però ci sta. Vabbè, sto sempre disegnando con mouse, No, non no, ce perché è l'ho una. scelto. No, no, ma tu hai ragione perché è la metrica, nel senso. Così come le donne non ha. Ah, una persona sorridente. Allora, facciamo. Un capello. Allora, il capello è particolare. Ah. E che è sta roba? Uno Dai, scignon. bravo. Ok. Uno scignon, un giocatore con uno scignon che ha anche una corporatura importante. Dai, questo si capisce. Fernando Llorente. No, se no te lo facevo bellissimo, no? Ah, Come ha ok, detto sì. dei magi. Vabbè, E ma è più anche, te lo intelligente. facevo anche intelligente, bello Ma questo intelligente. è un filo di panza? No, 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 non è un agi filo di panza. sbagliati. Quindi è semplicemente. Dai. Però lui è uno comunque grosso. Allora, ma ti faccio. Questo è l'indizio. Secondo i ragazzi, capite tutti istantaneamente. Ah, Anche meglio. se, Figlio. a livello storico è sbagliato, eh. Ve lo posso assicurare. Vi faccio vedere. Sembra un panino. No. Erling Haaland. Bravo, mamma mia, ma questa era proprio facilissima da far indovinare. Cioè, potevi fare soltanto un casco da vichingo. Infatti, potevi pure scrivere lui avrei capito come. Sì, ci sta. No, è bello. Bello, questo era. Questo è stato bello. Quindi, quello scignon, chi dà a prendere lo scignon ultimamente, effettivamente è lui. Scusami, Bene. scusatemi. Cioè, anche se confermi che a livello storico i vichinghi non ce l'avevano. No, l'elmo con le L'elmo corna con non le ce l'aveva. corna. Però, sono belli così. E che se? Cioè, in teoria ne potrei fare pure un altro molto rapidamente, però. Sei spaventato da quello che puoi creare. Perché va a finire poi, non si capisce. Vabbè, dai, facciamo l'ultimo, proprio l'ultimissimo. Che comunque Ok. questo di Erling è andato troppo liscio, non va bene. Ah, Metto in gioco. questo secondo me pure te lo faccio capire abbastanza bene, È un albero. Ah no, è una porta. no? Ok. Però io non la vedo per intero, quindi Non la vedi poi. per intera, speriamo Sì. di aggiustare io la visuale. C'è una porta, vabbè, la porta da calcio ti fa capire che potrebbe essere un attaccante o un portiere. Bravo. Vediamo che esce. Allora, facciamo. Guarda che bei colpi di pennello. Mamma mia. Le cosiddette pennellate. Allora, ciao. Ta, 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 ta. Ta, Jean-François Gillet, Corre. uno dei più grandi pararigori, no? No, no, no. Ha quattro dita? Ma come ci faccio Ah, ok, 5? no, ma è che volevo capire se era Era tipo. per farti capire che sono le mani. Ah, te ne aspetti 5 a casa, va bene? Quindi ne ha cinque Ne ha nella mano 5. sinistra e quattro nella mano Sì, destra. esatto. Gliel'hanno amputato. Ma che brutta testa che Ah, ci hai perché la fatto. brachidattilia esiste, per quello Che dico. brutta. Comunque pennello, la versione pennello non si capisce, no, cazzo, effettivamente questa aumenta ancora di più la difficoltà. Allora, è un portiere che ha sbagliato un po' il posizionamento. Okay, no, aspetta, l'ho fatto per un motivo. Aspetta, mo Sta capirai. per arrivare un pallone. Mo capirai. Questa è È la una finestra. porta, no? Questa è la porta. La Ah. prospettiva della porta dietro. Ho fatto una chiave, però più o No, non meno. so capire bene sta lettera. Questa è una busta delle È lettere. una Che. porta! È una porta! Allora, sta arrivando il tiro. Ecco, Il tiro da parte di chi è?
Non saci, questo è sempre il solito pallone, ok? Ci ho fatto pallone e basket, scusate, però è un pallone. Sì. Ah, questo è... Ah, ok, Andanovic. Wow, non mi hai Fa la fatto parata fare la dentro. parata laser, fammelo fare. Ah, perché ha sbagliato i posizionamenti, il pallone è dall'altra parte. È lui che rimane là così. Ok, Ti vabbè. volevo fare lo sguardo che guarda la palla Vabbè, ma era una volta entrare. che hai pigliato una cosa in anticipo, Bellissimo, buonamela. bellissimo. Vabbè, questo è stato pure eccezionale. Dai, mi è piaciuto, ragazzi. Diciamo che il format si può concludere anche qua. Allora, Non me l'aspettavo. prima lo chiedo a te, Tazzina, che te ne è parso di questo format, secondo te? Chi ci sta, però forse la mia mente non arriva troppo in Ok. là. Secondo me dobbiamo farlo in live, così che non sono l'unico a L'unico. passare. Perché secondo me hai ragione quando dici che alcuni ci arriverebbero prima, è che io sono detestabile da questo punto Allora, di vista. lo riproporremo anche in live allora. Live che arriveranno molto presto, ci stiamo organizzando per fare parecchie Il live, grande ritorno delle live. ragazzi. Perfetto, questo video finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ce la facciamo ad arrivare a 40 like, vediamo. E se volete farci questo favore, condividete questo video con altri vostri amici appassionati di calcio. Dove così magari ci aiutate a crescere e a creare una community sempre più importante. Così possiamo confrontarci ancora meglio. Perfetto. E siete arrivati fin qui, la parola chiave Picasso. Picasso! Oh, alcuni disegni sono stata una chiavaga, però c'è, con il mouse non è facile, non lo so C'è. chi è abituato a disegnare con il mouse, ma per me questa è una delle prime volte. Andiamo a accettare AutoCAD, mi Esatto. raccomando. Mi devo comprare la penna, quella là, come si chiama? La penna virtuale, Stilografica. stilografica, no, quella virtuale. Come si chiama? Che tu Ah, disegni su tutto. allora sì, semplicemente la penna vera e propria per virtuale, bravo. Perfetto. In un prossimo video. Ah, fateci sapere se dobbiamo ricontinuare a portare questo format, se vi abbiamo Bravo. strappato una risata, perché sennò abbiamo perso il team. Perfetto. Ad un prossimo video, ragazzi. Evviva il calcio.